Rick stava camminando sulla spiaggia quando ha incontrato una bella ragazza, Amy. È stato amore a prima vista e le ha chiesto di uscire. Ma Amy ha detto a Rick che doveva chiedere il permesso al padre. Poi l'ha condotto davanti a tre uomini seduti su dell'estraio. Aiuta Rick a capire chi è il padre di Amy. Quest'uomo sulla destra ha una collana simile a quella di Amy. Probabilmente è lui. Jane si è svegliata in una strana stanza. La porta era chiusa a chiave, ma lei ha visto un biglietto sul muro. La chiave è nascosta in un luogo segreto. Inoltre sul biglietto c'era attaccato un ago con un filo. Trova il luogo segreto e aiuta Jane a fuggire. Eccolo, queste cuciture sono realizzate con lo stesso filo. Tom è un truffatore professionista e vende auto manomesse. Un bel giorno ha pagato per le sue azioni. Qualcuno ha graffiato la sua auto e ci ha scritto sopra la parola frode. Tom ha guardato tra la lista degli ultimi suoi clienti e ha interrogato tre sospettati per scoprire chi era stato. Will ha detto che la sua macchina andava benissimo. Kelly non aveva ancora usato la sua auto perché era partita per un viaggio di lavoro per 2 mesi. E Amy ha detto che il suo terapista le aveva consigliato di perdonare le persone. Chi sta mentendo? E Amy, lo smalto è dello stesso colore dei graffi sulla macchina. Richard ha recentemente firmato un accordo multimiliardario. Voleva condividere la buona notizia con la moglie Kelly, così ha guidato fino alla sua palestra. Ma la receptionist, Fiona, non l'ha fatto entrare, perché non indossava una tuta sportiva. Fiona è andata a cercare la moglie. Puoi aiutarla a capire quale di queste donne è la moglie di Richard? Se hai prestato attenzione ai dettagli, allora avrai capito che Kelly deve avere i capelli biondi. Erano sul vestito di Richard, il che significa che non è la donna con i capelli castani. Sebbene queste due donne siano gemelle, solo una indossa la fede. Pertanto, la terza donna è la moglie di Richard. Da un'occhiata a questa immagine, riesci a individuare qualcosa di strano? Questo broccolo è diverso. Peter è un acchiappafantasmi e un blogger, e ad Halloween ha ricevuto una lettera anonima che diceva che un vero fantasma stava girando per il parco, in centro. Peter ha raccolto la sua attrezzatura ed è corso al parco, ma quando è arrivato ha visto una folla di persone travestite per Halloween. Riesce a trovare il vero fantasma? Questa donna a destra non ha un'ombra. Guarda quest'immagine con molta attenzione. Riesci a trovare l'unicorno diverso? Tra tutti gli unicorni presenti, questo è diverso dagli altri. Anna stava dipingendo una panchina su un molo. All'improvviso ha visto un bel tipo su una barca. Si sono guardati per molto tempo ed è stato amore a prima vista. Ma quando il tipo se n'è andato, Anna si è girata e ha notato che la sua borsa era sparita. Il ladro non può essere andato lontano, ha pensato, e ha chiesto aiuto a un agente. Riescono a trovare 4 sospettati sul molo. Riesce a individuare il ladro? È questa donna. I suoi piedi sono macchiati della stessa vernice che Anna ha usato per dipingere la panchina. Un giorno il detective Mike ha ricevuto una telefonata. Una donna stava urlando: aiutatemi per favore, sono stata derubata! Mike è corso all'appartamento e l'ha trovata seduta su una sedia, legata e imbavagliata. Ha detto che due uomini erano entrati dalla finestra. L'avevano legata e preso tutti i soldi. Che aspetto avevano? Chiese Mike. La donna non ne aveva idea, perché indossavano delle maschere. Dopo aver ascoltato, Mike ha arrestato la donna. Come mai? Aveva le mani legate ed era imbavagliata. Non avrebbe potuto chiamare il detective.
Jessica si è svegliata in un inquietante scantinato. Ha cercato in giro e ha trovato dei vecchi mobili e uno specchio antico. Subito dopo ha visto tre porte, ma dietro ogni porta c'era un mostro pericoloso. Il primo mostro poteva trasformare gli esseri viventi in pietra al primo sguardo. Il secondo mostro era molto arrabbiato e forte. E il terzo mostro aveva dei denti velenosi. Puoi aiutare Jessica a scegliere la porta giusta? Jessica dovrebbe aprire la prima porta, mostrare lo specchio al mostro in modo che si trasformi in pietra e poi scappare. Guarda questo schema molto attentamente. Riesci a individuare il fantasma diverso? È questo piccoletto. Erika addestra tigri e leoni, ma purtroppo uno di loro è scappato via. Guarda attentamente questa immagine. Riesci a vedere la tigre? La tigre è in piedi davanti al poster nell'angolo sinistro. Da un'occhiata a questa immagine. Riesci a individuare il fantasma? Il primo ragazzo ha del cibo delizioso davanti a sé, ma non ha toccato nulla. Quello a destra ha un drink dal quale ha già bevuto e quello al centro ha una mela già morsa. Tre sorelle hanno trovato il padre, miliardario, privo di sensi nel suo ufficio alle 12. Gli investigatori hanno interrogato tutte e tre le sorelle. Tilda ha detto di aver passato tutta la mattinata in palestra. Lia ha detto che era andata nell'ufficio del padre intorno alle 10 per dare da mangiare ai pesci, ma lui non c'era. Ginger ha detto che aveva dormito tutta la mattina perché era stata una festa. Chi sta mentendo? Lia sta nascondendo qualcosa. Guarda l'acquario. È vuoto. Niente acqua, niente pesci. Da un'occhiata a questa immagine. Riesci a individuare qualcosa di strano? Non c'è miele in questo barattolo. Anna è andata a pranzo nel suo ristorante preferito. Ha fatto il suo ordine ed è andata in bagno a lavarsi le mani. Quando Anna è tornata, ha scoperto che la sua borsa era scomparsa. Il cameriere ha detto di aver visto un uomo con un tatuaggio sul collo correre al secondo piano del ristorante. Anna ha individuato tre sospettati. Riesce a capire chi è il ladro? È questa signora qui. È l'unica ad avere uno zaino abbastanza grande da nascondere la borsa di Anna. E poi ha una parrucca dentro lo zaino. Da un'occhiata a questa immagine. Riesce a individuare qualcosa di strano? Questo pesciolino è diverso. Kelly stava facendo un'escursione da sola e stava scattando delle foto per il suo blog. Poi è entrata in una grotta con delle bellissime stalattiti, ma all'improvviso c'è stato un terremoto e la grotta ha iniziato a tremare. Kelly è scappata, ma ha dimenticato da dove era venuta. Ci sono quattro tunnel. Dei pipistrelli velenosi si nascondono nel primo. Il secondo tunnel va a fuoco. Il terzo tunnel è pieno di gas velenoso per gli insetti. E il quarto tunnel contiene piante radioattive pericolose per l'uomo. Quale tunnel è sicuro? Il terzo tunnel. Il gas è velenoso per gli insetti, ma Kelly è un essere umano. Il proprietario di una stazione sciistica ha chiamato il detective Anderson. La notte prima, durante un forte temporale, qualcuno aveva rubato tutti i contanti dalla cassaforte. Era fine stagione, quindi c'erano solo tre ospiti, e il detective li ha interrogati. Henry ha detto che non aveva lasciato la sua stanza perché stava guardando una partita di hockey. Jill ha detto che aveva preso un sonnifero ed era crollata. Diana ha detto che aveva festeggiato tutta la notte e che era tornata 20 minuti prima che arrivasse il detective. Chi ha rubato i soldi? È stata Diana. Non ci sono impronte che portano all'hotel. Da un'occhiata a questa immagine, riesci a trovare l'emoji diversa?
lui ha una coda di cavallo. E questa immagine riesce a individuare l'emoji diversa? Questa acconciatura è diversa. Neil e Alice sono andati a cena in una famosa steakhouse, ma è stato un disastro. Hanno trovato un cameriere privo di sensi nel bagno. La polizia è arrivata al ristorante dopo 5 minuti e ha interrogato tutto il personale. Il primo cuoco ha detto che era stato in cucina ad arrostire la carne. Il secondo ha detto che stava pulendo il pesce per fare il sushi. Il terzo ha detto che era in cucina a preparare un'insalata. E il quarto cuoco era in pausa pranzo. Chi sta mentendo? Il secondo. Chi serve il sushi in una steakhouse? James stava camminando lungo un corridoio a scuola, poi all'improvviso ha visto un portale ed è apparso uno scienziato pazzo. Ha afferrato James e lo ha portato nel suo laboratorio. James ha chiesto allo scienziato di lasciarlo andare, ma lui ha risposto: «Resterai qui per sempre». James ha preso il suo taccuino e una matita e ha detto allo scienziato che potevano fare un patto. «Se scrivo la tua età su questo taccuino, mi lascerai andare?» Lo scienziato era curioso e ha detto di sì. James ha scritto qualcosa sul taccuino ed è stato liberato. Cosa ha scritto? Come promesso, James ha scritto «la tua età». Dan è un cameriere in un ristorante di sushi e una notte è scomparso durante il suo turno. Il proprietario del locale ha chiamato la polizia. Gli investigatori hanno parlato con le ultime 3 persone che lo avevano visto. Una hostess ha detto di averlo visto quando è arrivato al lavoro e ha parcheggiato la bicicletta. Lo chef ha detto di aver visto Dan in cucina quando è venuto a prendere un bicchiere di succo d'arancia. L'altro chef ha detto di aver visto Dan che stava andando al piano di sopra. Dopo le loro dichiarazioni, la polizia ha arrestato il secondo chef. Come mai? È un ristorante su un solo piano. Dan non avrebbe potuto salire al piano di sopra.